che peccato, qualche punto perso. Pure che tu, pure tu. No, non pure tu, mister. Sì. Io ovviamente riporto le domande di Tonto Donati. Io ho evidenziato che Perotti ha detto vorrei rigiocare adesso la gara con l'Atletico Ascoli persa al 95esimo. Però oggi bene, 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 bene. Ma, beh, ok. No, ma beh, tu pensi che le altre, quando abbiamo vinto le partite noi, tipo il Campobasso ha perso 2-0 con noi, una partita equilibrata, o comunque abbiamo battuto comunque altre squadre, non la rifarebbero questa partita? Se vanno a vedere i punti, porco cane, potevamo vincere con l'altra. Certo, assolutamente sì. Ok, quindi vale per tutti magari recriminare o pensare, se avessimo, noi abbiamo fatto questo perché questo ci siamo meritati. Poi magari quando la partita ti gira proprio male, che tu magari sbagli un rigore, fai un autorete, allora lì dici porco cane che partita. Ma poi le nostre prestazioni sono queste, quindi noi abbiamo perso a Sora, cioè non è che noi abbiamo perso a Sora, che abbiamo stracciato una squadra, abbiamo dominato e poi il fato ha voluto che perdessimo. È successo che tutte le squadre hanno qualcosa in questo campionato, quindi è difficile giocare le partite e lo vediamo anche dai risultati che fanno tutte le altre, no? Quindi, e quindi non bisogna recriminare, bisogna accettare quello che è, pensare alla partita dopo e pensare di vincere anche quella. Giovedì c'è l'Avezzano, un derby importante, e poi c'è lo scontro qui all'Aquila, dove immagino ci sarà l'aiuto del pubblico. Riferito a questo, l'Aquila a me sembra che nel momento in cui gioca sul sintetico del Gran Sasso d'Italia, soprattutto di testa, mister, è più libera e si esprime al meglio. Non so se tu hai la stessa impressione. Allora, questa è comunque una squadra con caratteristiche individuali del collettivo che ha bisogno di avere sensazioni forti. E chiaramente quando giochi su un bel campo, su un bello stadio, con della gente che comunque ti applaude e magari anche tanta, ci aiuta. Poi però ci sta che le squadre forti non abbiano timore o non si facciano condizionare dal tipo di campo, dal tipo di avversario. E quindi ecco, noi adesso è chiaro che abbiamo Avezzano e San Benettese, che anche lì è uno snodo fondamentale del nostro cammino, perché vincendole finirai alla grande comunque vadano le cose, ma perdendole metti in gioco anche il terzo posto che in questo momento abbiamo, quindi non si può mai sapere, dobbiamo pensare alla giornata e accontentarci di quello che abbiamo ottenuto, però senza accontentarci del fatto che non, diciamo, dobbiamo comunque cercare di migliorarci e comunque di giocare le partite per vincere. Mister, l'infortunio di Michelin ci ha fatto vedere Cerroni, direi presenza importante, poco impegnato, ma quando lo è stato ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Sì, sì, è stato bravo, non avevamo dubbi. L'unica cosa ha fatto un po' troppo l'attore nella parte finale. Però lo capiamo perché è un ragazzo. Ha giocato troppo il pallone coi piedi, mister? No, no, è che perdeva tempo, faceva il dilettante, capito? Quindi martedì ne riparleremo, ma sto scherzando, è stato bravo, ma come gli altri. Michelin sta bene, mister? Cioè ci sarà giovedì? No, non lo so, questo poi vediamo, a parte che ci sono sempre scelte da fare, quindi credo che sia recuperabile. Non so al 100% se sarà recuperato, però potrebbe esserci, al di là poi di chi faccia giocare.